Carissimi amici, buonasera e bentrovati alla nostra rubrica History Art. Brevi viaggi nella storia della musica. Nei precedenti video abbiamo analizzato la musica nell'antichità, in particolar modo nella preistoria. Con questo video di oggi andremo a chiudere questo percorso di analisi musicale nel mondo preistorico parlando del canto. Nei precedenti video dedicati appunto alla danza, alla musica, agli strumenti musicali, alla connessione fra la musica e la mitologia nell'antichità, abbiamo visto che tutte queste forme artistiche proprie dell'uomo nascono fondamentalmente da un'imitazione della natura e solo successivamente sono diventate delle forme espressive proprie anche della ritualità e della convivialità dell'uomo. Infatti abbiamo visto appunto come, ad esempio per quanto riguarda la musica, l'uomo partisse principalmente dall'imitazione dei suoni naturali. Beh, anche per il canto è andata esattamente così. Chiediamoci infatti perché cantiamo. Principalmente cantiamo per esprimere dei sentimenti in modo diverso rispetto all'espressione linguistica. Infatti, esattamente come la danza, anche il canto rappresenta un formidabile collante sociale. Immaginiamo per un attimo di avere una macchina del tempo e di essere catapultati in un istante in un mondo assolutamente primitivo. Beh, saremmo totalmente avvolti da suoni che oggi noi non conosciamo nemmeno più. Ecco, in un mondo di questo tipo l'uomo ha sentito il bisogno di imitare i suoni della natura, non solo per sentirsi parte integrante di essa, ma anche per divertirsi. E l'ha fatto in primo luogo con la voce. Eh sì, è proprio così. Abbiamo visto la musica, i primi strumenti, abbiamo visto la danza e vi consiglio di andare a riguardare i precedenti video di History Art relativi alla storia della musica nell'età primitiva. Ma il vero primo strumento in assoluto utilizzato dall'uomo è stata proprio la voce. Le prime capacità vocali messe a punto dall'uomo furono il ritmo e il tono della voce. E vi spiego subito perché. I primi cacciatori e raccoglitori non sempre potevano coordinare le loro attività guardandosi, vedendosi l'un l'altro. Quindi proprio l'utilizzo della voce veniva in aiuto per il coordinamento di queste attività in tutta la tribù, in tutto il piccolo villaggio. Esattamente come per le altre arti, anche il canto diventa parte integrante dei rituali e della religiosità. Si considera infatti come prima melodia della storia quella dei canti urriti, di cui abbiamo parlato nel nostro primo History Art dedicato appunto alla musica preistorica. I canti urriti, o detti anche inni urriti, sono 36 scritti in cuneiforme che sono databili intorno al 1400 avanti Cristo e costituiscono appunto il primo esempio di notazione musicale. Una cosa interessante è che probabilmente venivano accompagnati da una lira a 9 corde. È tuttavia con i regni egizi che troviamo, per quanto riguarda strettamente il canto, delle importantissime testimonianze. Una testimonianza fondamentale è l'inno per la dea Hathor nel tempio di Menabud e ve ne leggo una parte. I sacerdoti ti lodino con inni, quelli cui ciò compete recitino le liturgie di festa. Il capo celebrante ti onori con il suo tamburo a forma di barile, i percussionisti sollevino i loro tamburi a cornice. Ecco, vedete come già le parole inno, tamburo, percussionisti davano l'esatta indicazione di una ritualità che comprendeva la musica
e il canto. Ma quest'inno è bellissimo anche perché si chiude con, secondo me, una frase di invito alla speranza per un mondo migliore, per una vita migliore, perché dice: siamo dei nel corpo della dea, verità e amore sono i nostri destini, perciò andate e fate del mondo un luogo meraviglioso e fate risplendere la luce nell'oscurità. Secondo me questa frase è bellissima, è proprio un'invocazione alla speranza. Ma come si cantava nell'antichità? Abbiamo visto che l'uomo impara presto a modulare la voce attraverso il tono e il ritmo, seguendo anche dei primordiali strumenti. Il canto nell'antichità era principalmente monodico, ossia seguiva un'unica linea melodica, anche se vi erano più esecutori. Spesso questo canto, soprattutto nelle ritualità religiose, veniva accompagnato dalla lira ed è per questo, sebbene con tutti i distinguo del caso si intende, ancora oggi parliamo di canto lirico. Un'antichissima comunità che vorrei citare a questo punto del nostro video e che ha avuto un rapporto assai particolare con le arti musicali è il popolo israeliano. Infatti, il popolo israeliano non ha avuto né danzatori, né cantori, né musicisti professionisti perché consideravano le arti musicali patrimonio di tutti. Per questa ragione non abbiamo alcuna testimonianza se non piccoli reperti di parti di strumenti musicali che provengono dall'antico popolo israeliano. Inoltre, conformemente al divieto ebraico di produrre immagini, non abbiamo nemmeno una documentazione iconografica. Le testimonianze più importanti sono offerte esclusivamente dalla Bibbia, che, sebbene menziona in modo abbastanza disorganico diverse pratiche di culto riguardanti appunto la musica e la danza, contiene però alcuni veri e propri canti ed inni. E adesso, prima di lasciarvi, voglio raccontarvi due piccole curiosità. La prima riguarda una tomba famosissima, la tomba di Tutankhamon. Nella tomba di Tutankhamon furono trovate due trombe e vennero fatte suonare per la BBC il 16 aprile del 1939, dopo essere rimaste in silenzio per oltre 3.000 anni. Pensate che cosa meravigliosa! La seconda curiosità invece riguarda una branca della archeologia che ha come campo di studio lo studio proprio dei suoni e sostanzialmente è un'archeoacustica, nel senso che il suo compito è studiare l'acustica nei siti archeologici, non solo, ma è stata in grado di distinguere come differenti tipi di rocce hanno diverse capacità di proiettare il suono nello spazio, sia all'interno delle caverne che all'esterno. E questo studio è stato molto molto importante, non solo chiaramente per approfondire, per migliorare e puntualizzare tutto quello che riguarda lo studio della musica e delle sonorità della preistoria e dell'antichità, ma anche per cercare di migliorare gli strumenti più moderni. E con questo video chiudo il mio breve percorso, il mio breve viaggio nelle arti musicali della preistoria e dell'antichità e vi do appuntamento al prossimo video di History Art, dal quale cambieremo ovviamente argomento. History Art, brevi viaggi nella storia della musica. Vi aspetto al prossimo video. Un abbraccio grande a tutti.